questo è l'operatore che mi sta riprendendo, è stato uno degli uomini fondamentali di questo lavoro, si chiama il trono del Papa, che eravamo una piccolissima troupe nella quale ognuno veramente ha dato tantissimo per riuscire a realizzare in 2 giorni e mezzo questa storia, che è una storia che nasce da un fatto che mi aveva colpito, che mi ha colpito molto, e sono felice anzi di pensarlo come docufilm, perché vuol dire che sono in qualche modo sono, diciamo, la storia di questi 2 genitori sono le storie di tutti i genitori che non riescono ad avere bambini e che decidono di adottare. Ci sono dei registi di cui non faccio i nomi che mi hanno anche detto: ma come l'hai fatto a convincere a fare questa cosa? No, è una cosa che è successa. Dai, infatti sembra alla fine del corto, che è brevissimo, dura 7 minuti e 20 secondi, e c'è una forte impressione perché appunto c'è Papa Bergoglio che sembra quasi essersi prestato a questa storia. In realtà è esattamente il contrario, abbiamo preso quell'evento lì e abbiamo costruito appunto una storia che potesse avere senso con quel finale, che ci piaceva molto, però sembra effettivamente che si sia prestato, quindi sì, assolutamente è stato attore nel nostro film. All'inizio, peraltro, Piff stava incontrando delle attrici, non era detto che fossi io, però io l'ho covata quella sceneggiatura, perché c'era di mezzo la pausa natalizia e ho pensato per tutto il Natale che il regalo che volevo era fare quel film, che poi è arrivato. Ed è stata una bella esperienza perché, diciamo, che ho partecipato al film molto più di quanto poi non sia nel ruolo di un'attrice. Forse anche da questa storia nasce un po' il cortometraggio, comunque il desiderio di provare a fare qualcosa. Io nell'esperienza del cortometraggio mi sono resa conto che la parola tecnici non va bene, perché sono creativi, perché l'operatore quando posiziona la macchina da presa lo fa con un gusto che fa la differenza, con una sensibilità che fa la differenza. Ciao Magna Grecia Film Festival, io ci sono nel 2014 e spero di esserci nel 2015.